Buonasera e bentrovati gentili spettatori da Alessio Formica di Live Sport Academy. Le immagini vi giungono dalla terza struttura di Valmontone di Via della Pace. Quinta giornata di campionato di Serie B interregionale, girone F, giocano pallacanestro Palestrina contro Virtus Roma 1960. Primo quarto, palla 2 che va poi nelle mani della Virtus Roma, che andrà da destra verso sinistra in questo primo tempo. Farà il contrario invece Palestrina con maglia, anzi divisa bianco-verde, Virtus invece in divisa giallo-rossa. Cerca subito di giocare in post basso Valentini, mano morbida. E primi due punti della gara per il numero 9 virtussino. 6-3, 5-52 vicini alla prima metà di quarto. Recupera Petrucci, buona la finta e contropiede perfetto. Rimessa quindi da lato, Petrucci aspetta l'uscita dai blocchi di Rocchi, ripassa la palla al numero 0 il 25 che tenta il tiro da tre, non va meglio, la prende però Banac. Guelan palleggio, arresto e tiro, è facile per lui e ne mette altri due, 10-3. Petrucci, palla per Guelan che cerca di entrare nel pitturato, si vuole affidare al secondo ferro, palla che però scappa via. Ugolini va dall'altra parte, 2-10 da giocare in questo primo quarto. Resta il palleggio Molinari, va da Vaquero. Lotta il 21, anch'esso proveniente dall'Argentina. Prova ad andare Ugolini. Buona la penetrazione, buoni due punti. Quel tentativo di Giulio Casale. Ugolini va sulla sinistra, poi Misodic. Palla per Rossi che adesso il palleggio e va da Ugolini, da fastidio però Casale, la stessa cosa di Guelan su Molinari, poi stoppata di Zoffa, miracoloso di Molinari. Inizierà l'azione per i suoi, Vaquero consegnato per Ugolini, da fastidio Zoffoli, aiuta Guelan, cambio poi sistematico da parte della difesa della Virtus. Ugolini prova, dato il tanto spazio lasciato da Guelan, palla che però si è stampata sul primo ferro. Adesso Giacomi vuole andare da Casale, pensa al tiro, buona la finta, servito Zoppoli, è libero in punta e la mette dentro Piero Adriele Zoppoli, primi tre punti per lui. Zari con la palla tra le mani, la va da Gaston Guelan, ancora Guelan, buona la il lingotto, diciamo il cioccolatino passato per Giacomi e quindi 15 fa partire la Virtus con Rocchi. Terzo tempo fa arresto e perdono rimbalzo tipo Q, ma non la riesce a mettere al vetro, la mette a terra male. Rossi, 3 punti per il numero 8, tripla fantastica, 26-17 più 9 per Palestrina. Un po' di più il quintetto, numero 9 che parla con Simone Rocchi, prende la sfera, la palla a spicchi, Focu, poi per Rocchi che la mette dentro, 28-23, meno 5 e quindi panchina di Palestrina costretta a chiamare il time out. Simone rischia, ancora non è entrato in campo il numero 5. Intanto tutti e due i liberi non sono entrati e quindi si rimane sul 28-23 con la Virtus che ha possibilità di accorciare nuovamente. Rocchi sfrutta il blocco di Valentini, va verso la punta, poi palleggia il resto, tiro! Step back clamoroso di Simone Rocchi per la squadra di casa, più 8, deve consegnare questo pallone Guelan per Rocchi, buono il crossover del 25, palleggio arresto, tiro, palla che va sul ferro, non ci arriva poi Valentini a rimbalzo, Vaquero per Rossi, anche lui consegnato di Vaquero, altri tre punti del quarto per gli ospiti. Guelan si fa vedere, Focu, servito poi Petrucci, pensa al tiro, arma la mano e la mette dentro Nicolò Petrucci,
si riaccorcia lo svantaggio, prova a prenderla Foku, non è il suo l'ultimo tocco, ma è un giocatore di Palestrina, quindi altri 14 secondi e palla in attacco per la Virtus, subito per Valentini, consegnato per Whelan, esce dai blocchi Rocchi, preferisce andare da solo Whelan, passaggio senza vedere per Foku, extra pass per Zoppoli che entra come un carro armato e la mette dentro. Virtus 52-41, Frisari per Foku, va Whelan, la mette con il sinistro e c'è l'altro canestro di Gaston Whelan. 9 adesso, Rossi si mette in proprio da 3, palla sul primo ferro, riparte subito Whelan, c'è Frisari, preferisce andare da Foku, Casale finta il tiro, fa andare a vuoto Velikovic, è nel pittinato Giulio Casale, poi con un passo per andare a destra, cade a terra, non riesce a metterla al meglio nel cesto e quindi si prova dall'altra parte con Palestina. Michailo Velikovic nella lotta contro Foku, palla che balla sul ferro ma esce, Foku l'ha presa, poi cerca di condurre portando la palla in zona d'attacco, Giacomi finta il tiro, va da Petrucci che è tornato in campo, ancora Giacomi, preferisce andare nuovamente dal numero 0, da fastidio Rossi, Rocchi chiede il blocco, serie di palleggi, 5 secondi da giocare, step back di Simone Rocchi, la prende Foku e la mette dentro, facile facile, momento topico, quello che pensa la tensostruttura di Valmontone, alza i decibel, 6 minuti da giocare, più 7 per Palestrina. Rossi, si trova ancora Rossi, palla cortissima, la prende in custodia Petrucci che sbaglia, non ci sono tocchi di piede e Molinari appoggia 2 al ferro, poi tecnico per la panchina, altro tecnico. Adesso Ugolini pronto a tornare, pronti a tornare, anzi no, solo Zoppoli, anzi sì, scusate, pronto a tornare anche Andrea Valentini, Whelan resta il palleggio, va da Petrucci che riesce a metterla, Niccolò Petrucci liberissimo, meno 7, Rossi è da tanto che non si segna, soprattutto non riesce a farlo Palestrina, Ugolini aspetta il blocco, i blocchi per far uscire Rossi che va da Bacchero adesso contro Zoppoli, buona la difesa del 21, aiuta Foku e stoppa Foku, donna Palestrina perché è solo sopra di 3, Ugolini per Bacchero, da fastidio Foku, prezioso forse per questi ultimi 3 minuti, rimbalzo proprio per il 47, un possesso che differenzia le due squadre, Whelan chiama un gioco, è a uomo adesso la difesa di Palestrina, entra Whelan, scarica per Petrucci, ci prova da 3, cazzo e shoot! Niccolò Petrucci, pari sulla 60, Virtus che ha un possesso pieno, poi lascerebbe circa 4 secondi a Palestrina, mancano 10 secondi su 24, Whelan si prende tutto il tempo, vede il movimento dei compagni, palla per Zoppoli, da 3! Zoppoli! Da 3, 63-60, 4 secondi dalla fine, partita emozionante! Adriele Zoppoli, mancano 4 secondi da quando Ugolini batterà questa rimessa, più 3 Virtus, è riuscita a ritornare in vantaggio, Rossi da 3, da lontano, palla con vola e finisce qui! Vince la Virtus Roma 1960 dopo una partita fantastica, una partita sofferta, aveva condotto benissimo Palestrina, Palestrina 60, Virtus Roma 1960, 63.